trasferita per essere seguita da Pietro Pastorini a Milano e poi trasferita ancora in quel di Saluzzo, seguita da Sandro da Milano. Erika Alfredi che è stata seconda proprio dietro alla piccolina lì nel mezzo, cioè Anna Rita Sidoti, campionessa in carica. Allora però erano 10 km, ci fu doppietta italiana a Budapest 4 anni fa. Anna Rita Sidoti prima, Erika Alfredi seconda. Qui sono arrivate, diceva Sandro da Milano, non nelle condizioni di altre volte, proprio perché Erika Alfredi ha avuto qualche problema di salute, ancora di più ne ha avuti Betty Perrone, che ha fatto ancora un suo test personale la settimana scorsa, altrimenti sarebbe potuta entrare in squadra Rossella Giordano, la piemontese, l'astigiana che tanti problemi a sua volta ha avuto, un'altra delle atlete migliori al mondo. Olimpiade Ivanova minaccia subito di fare come a Edmonton nell'ultima occasione, pronti via e saluti e baci, come è accaduto ieri, ma non proprio dal primo metro, come qui accade con Ivanova e Nikolaeva, le due russe, come ieri è accaduto con Francisco Javier Fernandez, che comunque ha avuto la bontà di aspettare un paio di chilometri almeno. Sì, certamente dovremmo poi parlare dal punto di vista tecnico, caratteristica dei ritmi, dei tempi. È successo nella marcia con Fernandez, il migliore si è messo in evidenza subito su un ritmo infernale, ha fatto selezione, ha fatto suo il titolo. Ugualmente ieri sera 10.000 metri la britannica Paula Radcliffe ha impostato tutto sul ritmo con 3 minuti 2.59 ogni 1.000 metri, ha fatto straordinario record europeo, ha stravolto la gara, costretto tutte le avversarie a inventarsi che tecnica che tattica, ma tutte sul ritmo. E qui sono 26 le marciatrici ora dopo la prima parte iniziale all'interno. Na, Nikolaeva, la campionessa olimpica del 96 a Atlanta. Certamente stanno cercando le russe, come abbiamo visto da un paio d'anni, nel mezzo fondo prolungato, nella maratona e adesso nella marcia, nuovi traguardi, nuovi orizzonti, nuove tecniche proprio impostate sul ritmo. Le stesse russe che non hanno mai vinto l'oro negli europei, l'albo d'oro del 98 di Budapest, Sidoti davanti ad Erika Alfredi, terza fu la portoghese Susanna Feitor, però tutte queste gare che abbiamo detto erano sui 10 km, questa volta si gareggia sui 20 km, gara completamente diversa, tutta da riproporre, da programmare in un certo modo, e tutte con poca esperienza sui 20 km, perché solo da un paio d'anni nelle grandi rassegne si è arrivati qui. Vedete l'andatura di queste atlete, veramente notevole, vedremo poi i ritmi, sono le migliori quest'anno al mondo, come abbiamo ricordato, e il miglior tempo della stagione, 1:27:00. E dietro veramente, veramente il vuoto. Sperabile che la televisione tedesca abbia previsto anche, ecco, di far vedere cosa accade dietro, dove c'è un'altra gara quasi. Olimpiada Ivanova e Yelena Nikolaeva. È una condotta ieri per chi avesse voluto troppo rinunciataria per chi poi è arrivato secondo, per chi voleva conquistare una medaglia. Ieri era l'occasione. Mezzo minuto intanto il margine delle russe sul gruppo. Inizia a essere un margine consistente, ma del resto lo si è visto fin dalla partenza. Dicevo, ieri sicuramente chi voleva giocarsi di chance di medaglia. Eva, ammonizione per lei, una proposta di squalifica anche sancita ufficialmente. Il discorso relativo a Stéphane Diagana, insomma, Stéphane potrebbe essere il favorito. Intanto Anna Rita Sidoti sempre più in evidenza nel gruppo che insegue, e qui Alfredi e Perrone un po' più di due leader, Ivanova e Nikolaeva che non è più affiancata da Ivanova. Sì, beh, in questo tratto ha fatto quasi sempre il ritmo la Ivanova 30:26, quindi ecco qui vediamo un passaggio al settimo 30 e 33 al settimo chilometro. Al settimo chilometro, 30 minuti e 33 secondi al settimo chilometro, quindi si viaggia sempre. C'è una proposta per la Nikolaeva. Un cartellino rosso per lei. Io mi chiedo come. Ricordiamo che al terzo arriva la squalifica. Io mi chiedo come ci. E la Nikolaeva, ricordiamoci, mi chiedo come possa andata lei. La Ivanova ha allungato dopo 9 chilometri, ha allungato sulla sua compagna di avventura. Ritmo da 1:27. La Nikolaeva. Ritmo da 1:27? Sì. 1:27. La Nikolaeva non è detto che. E infatti era. Che riesca a tenere. Io l'avevo la vista sofferente, tu dirai. Faccio l'uccellaccio del malaugurio, però un po' di esperienza l'ho, vedendo le facce adesso sta soffrendo anche la cosa, però è chiaro che è impegnata nella fuga verso la vittoria.
importante. Adesso stanno avvicinandosi al decimo chilometro, il passaggio a metà gara, quindi dovrebbe girare in 1:43 qualcosa. Qui grandi volate, la sua struttura fisica è agevolata in queste curve a due. Adesso qui può controllare le altre, vediamo cosa è successo. Adesso va incontro alle altre, penso che stia spingendo a fondo, perlomeno sta arrivando il gruppetto con l'Alfridi sta la questo Perrone è il gruppetto di testa è sparita, però. La Sidoti, la Perrone è in difficoltà, ci sono la Pletzer, l'Alfridi, la O'Sullivan e c'è una quarta atleta, raccomando, un'ora e tre, quindi dovrebbe essere fra il 14° e il 15° chilometro, sempre una marcia. Eccola Nikolajeva, che dovrebbe essere sempre seconda, quindi sempre più sofferente, ma ancora seconda. Non è cambiato molto la sua meccanica di marcia, c'è sempre qualche problema sull'appoggio del piede sinistro, sembra più che altro per una sofferenza muscolare che non per un tentativo di essere scorretta a tutti i costi. Qui la prima, io penso che dovrebbe avere quasi partita vinta a questo punto. Credo che inizi il, ma dovrebbero mancare due giri. Eh sì. Ecco dietro. O'Sullivan e la nostra. È la nostra? Sì. Sì, sì, sì. Alfridi. È la nostra Erika Alfridi. Quindi abbiamo la O'Sullivan. È l'O'Sullivan, controlliamo. Sì, la O'Sullivan, Gillian O'Sullivan e Erika Alfridi, che sta lottando per la terza posizione. Una proposta. Ammonizione per l'Alfridi, una proposta di squalifica. Sì, non è limpidissimo. Altri due chilometri macinati dalla Ivanova, che a questo punto è a tre chilometri dall'arrivo, gli ultimi tre chilometri. La Plaza è stata squalificata l'anno scorso ai mondiali, squalificata anche quest'anno agli europei. Quindi dovrà rivedere, ecco qui la sofferenza della Nikolajeva, non sappiamo quale sia il suo distacco per ora. E quale sia il margine di vantaggio sulla Alfridi e sulla O'Sullivan. Però non sembrano proprio impressi. Qui questa è la prima, non ha problemi proprio. Ha una marcia, adesso non è proprio quella di Francisco Fernando, però. Ecco O'Sullivan e Alfridi, in lotta per la terza posizione. A vedere in faccia sembra quasi più fresca la O'Sullivan, però sono sensazioni, attenzione. Sì, l'Alfridi sembra più sofferente, però sensazione. Più puoi dirigersi verso lo stadio. Secondo me è un percorso piacevole, sì, bello, piacevole da commentare, distrae gli atleti, non è monotono, queste stradine ti fanno anche mantenere la velocità, a mio avviso. Qui, no, qui abbiamo una doppiata, penso. Questa è una doppiata. Nikolajeva, che a questo punto è anche lei a sua volta oltre il 18° chilometro. Ed è seconda, sembra ormai avviata verso la medaglia d'argento. Effettivamente sempre più sofferente, però anche sempre più vicina al traguardo. Non dovrebbe. Dietro non compaiono ancora. No. Eccolo O'Sullivan. O'Sullivan. La O'Sullivan, non c'è l'Alfridi. Non c'è l'Alfridi e secondo me la O'Sullivan, ti dico, arriva seconda. Batte la Nikolajeva. La Ivanova, sempre più vicina ormai allo stadio olimpico. In sofferenza la. Ormai saluta anche, tranquilla, rilassata, sorride. Un'ora e venti, deve ancora marciare per 6 minuti, quindi un chilometro e mezzo, meno di un chilometro e mezzo. Chissà se l'Alfridi è ancora in quarta posizione. Quei segnali di ammonizione, il volto, la meccanica un po' alterata, dicevano che, ecco, la Ivanova stringe veramente i denti. La Nikolajeva. Perché dietro c'è la O'Sullivan che sta marciando forte. È ancora superstite dalla fuga iniziale. Adesso sta difendendo a denti stretti la medaglia d'argento dall'irlandese. Mentre la Ivanova sta volando. Con la O'Sullivan ormai si è gasatissima. E c'è l'Alfridi dietro. Ormai dietro. L'Alfridi, se non c'è qualche squalifica. O'Sullivan va molto sulle frequenze. Gillian O'Sullivan.
però magari non la prende adesso, vediamo, perché non manca tantissimo. Se sei la... ecco, un'ora e 22, siamo, penso, siamo vicini all'ultimo chilometro. Sì. Un'ora e 22 era un'ora e 18, giusto, un'ora e 18 netti mi pare, quindi siccome si viaggia sui 4,22, 4,23 al chilometro, dovrebbe essere in vista dell'ultimo chilometro l'atleta russa che ha letteralmente dominato questa prova. Ecco, Nikolaeva si sta difendendo dall'Ossaliva, forse ce la fa. Ce la può fare, anche perché poi nello stadio... un'ora 22:22, 4:22 l'ultimo chilometro. 4:22, allora ti comunico che si andrà sotto l'ora e 27, perché mi sembra intenzionata a spingere fino alla fine, quindi un grande tempo, un grande risultato. Ha fatto un po' come Fernando. Ha fatto come Fernandez, ha fatto Fernandez, esattamente, sì. E ha fatto quello che ha fatto l'anno scorso ai mondiali. Preso partita subito, qui la Nikolaeva l'è stata vicina per un po'. Per noi, se finisce così, l'ennesimo quarto posto di Erika Alfridi, che sempre un po' nelle fasi finali accusa un po' di fatica, anche se ci sta, insomma. Ci può stare. Non abbiamo notizie invece della Perrone, però le gare di marcia, Antonio, vediamo quando sono finite, perché poi fra squalifiche di gente squalificata, anche se diventa difficile quando poi le atlete sono, diciamo, un po' staccate una dall'altra, quindi non c'è nessuna azione in corso. 1:22:22, 1:23:24, 3 minuti e mezzo ancora da marciare per me. Ormai può gustarsi, ecco, qui gira per tornare allo stadio Ivanova. Quindi, ricapitolando, campionessa del mondo l'anno scorso, ha realizzato il primato del mondo in pista in 1:26:52, è stata campionessa del mondo appunto l'anno scorso, un'ora e 24, sorride Ivanova, sa che ormai il titolo di campionessa d'Europa è suo, non glielo può togliere né. La medaglia d'oro europea con alle sue spalle una possibile doppietta russa con Yelena Nikolaeva, e la terza posizione per il momento della irlandese Gillian O'Sullivan. Adesso sì, adesso in questo momento non marcia in maniera tanto corretta, non è molto meglio di Andreev, ma non mi sembra un difetto strutturale, ma proprio la fatica del momento, la fatica, mentre Andreev un po' tra virgolette ci marciava su, letteralmente ci marciava su, letteralmente. 1:25, veramente ultimi 400 metri, dai. Ivanova sta per buttarsi dentro lo stadio e fare il rettilineo finale conclusivo, dove verrà accolta da un grande applauso, un'ovazione per il suo titolo europeo, che segue il titolo mondiale dell'anno scorso, doppietta importante. E attenzione, l'Alfridi non è ancora tagliata fuori, forse, non lo so, quant'è il distacco? 30 metri, 40 metri? 30-40 metri. Pensavo fosse più lontana. Può. Non è tagliata fuori l'Alfridi, non è tagliata fuori. L'Alfridi è capace di buoni finali, speriamo, dai. Non ce l'aspettavamo di vederla così vicina, bene. Non manca tantissimo, e certo quando girano lì manca un chilometro. E poi c'è questa discesa un po' nello stadio, direi che ha mezzo chilometro l'Alfridi per cercare 600 metri, poi dopo diventa difficile. Olimpiade Ivanova entra nello stadio olimpico di Monaco di Baviera dopo il titolo del 2001 ai campionati del mondo di Edmonton, aggiunge anche il titolo europeo 2002 e lei è la dominatrice delle ultime due stagioni sulla distanza. L'anno scorso era andata in fuga nei primissimi metri e nessuno l'aveva seguita, quest'anno l'ha seguita la Nikolaeva, ma alla fine ha dovuto cedere anche lei a metà strada e la Ivanova ha potuto prendere il largo per chiudere probabilmente tempo, sotto l'ora e 27 con una splendida prestazione, sì, sì. Davvero va, perché mancavano meno di 100 metri all'arrivo quando è entrata tempo, dicevano che era un passo da 1:26:42 e mi sembra effetti, una perfetta. Macchina 1:26:42. Olimpiada Ivanova e campionessa d'Europa, la Russia vince la prima medaglia d'oro di questi campionati europei. 21:44 gli ultimi 5 chilometri, ha fatto gara solitaria ancora una volta, questa volta per un po' la Nikolaeva l'ha accompagnata, poi però non c'è stato niente da fare, e quindi titolo mondiale, titolo europeo, il tutto in due anni, è la leader
a livello mondiale in questo momento. Vediamo la Nikolaeva che a mio avviso dovrebbe avere all'incirca un minuto e mezzo di ritardo. Vediamo, non ancora adesso però le telecamere dovrebbero farci vedere le altre, perché giusto celebrare il trionfo della... Ecco la Nikolaeva che sta per buttarsi nello stadio. Direi che quindi anche argento. Lei ha salvato la coda di cavallo, se ieri Andreeva aveva salvato lo scalpo può buttarsi giù. E doppietta olandese, ma piano a dirlo fino all'ultimo momento, conoscendo la grinta di Erika Alfridi. Yelena Nikolaeva alla fine stringendo i denti, c'è questo secondo posto che vale per lei una vittoria, lo scorso anno una squalifica ai campionati mondiali di Edmonton, una doppietta russa. Se gli spagnoli ieri avevano fatto oro e bronzo con Juan Manuel Molina, bronzo, e con Francisco Javier Fernández, oro, oggi doppietta in tutto e per tutto, prima e secondo posto per le russe. Olimpiada Ivanova prima, Yelena Nikolaeva seconda, entra Erika Alfridi, è entrata Erika Alfridi, terzo posto per lei, Erika Alfridi terza, ha scavalcato da poco Gillian O'Sullivan. Mai, dicevo, sottovalutare la grinta di questa ragazza. Seconda Yelena Nikolaeva e terza Erika Alfridi. Erika Alfridi che va finalmente sul podio dopo troppi quarti posti. Il secondo posto 4 anni fa e qui un gran finale per lei, 1:28:32. Non era in condizioni ideali, ma è bastato per il podio. E Gillian O'Sullivan, che a un certo punto sembrava avviata decisamente verso il terzo posto, quando non verso l'attacco al secondo di Yelena Nikolaeva, è comunque felicissima, cifra il personale, ma c'è la prima medaglia dell'Italia a questi campionati europei, a sorpresa, proprio perché nel finale, sotto il sottopassaggio, da qualche altra parte c'è stata prima la rimonta e poi il sorpasso che ha avuto in parte dell'incredibile della veronese.